ciao a tutti, sto schiattando di caldo, però volevo parlarvi anche qui di quello che è successo ieri. Ieri ho pubblicato un video su Instagram, però volevo rendere partecipi anche voi perché magari alcuni di voi non mi seguono lì. Mi chiamo sempre una polpetta per amica anche su Instagram. E niente, sono stata vittima di cyberbullismo, sono stata cyberbullizzata da un quindicenne che mi ha scritto molte cose spiacevoli sotto una mia foto, una foto in cui c'è una ciambella su Instagram, che evidentemente ha urtato troppo la sua sensibilità perché forse il ragazzo è diabetico e non ne può mangiare. Cioè, non capisco per quale motivo gli roda così tanto il culo a questo individuo, tanto da augurarmi la morte e insultarmi nei modi che adesso vi vado a leggere. Allora, questo tizio mi ha scritto: continua ad illuderti di essere felice, intanto non riesci a fare sport, non rimorchi, dimmi se la tua è vita, non hai le palle di affrontare la realtà. Che poi tra l'altro chi gliel'ha detto che io non rimorchio? Mi scrive anche in chat privata, perché è evidente che molti quindicenni ad oggi, probabilmente per il coronavirus, non lo so, non riescano a godersi la propria adolescenza, e all'1:30 di notte non stanno né con i loro amici in piazza né a dormire, ma preferiscono insultarmi appunto nei DM. Tu sei veramente un imbecille, fai passare la merda e il cibo spazzatura che mangi come ok, ma non ti vergogni? Per curiosità, da quant'è che non scopi? Boh, non lo so, non capisco perché per certa gente sia di vitale importanza sapere se uno vada a letto con qualcun altro o meno. Inoltre dei ragazzi mi hanno difesa e li ringrazio, e lui ha risposto insultando anche loro. Sì, sì, resta il fatto che sei un fro, ragazzi, ma qualcuno di normale c'è? Sei solo un grandissimo fro di merda e bastardo, devi bruciare finocchio. Continuano i messaggi anche in chat privata: ma perché non rispondi? Non posso esprimere un'opinione, cicciona? E queste sono soltanto alcune cose che sono state scritte, magari vi metto anche gli altri screen, non so. Vabbè, comunque questo sa certi cazzi miei che io non ho mai condiviso, e ciò mi porta a pensare che sia stato mandato da qualcuno che evidentemente mi odia o con cui ho qualcosa, un trascorso negativo alle spalle. Detto ciò, chiunque tu sia che hai mandato questo a rompermi i coglioni, sappi che cioè non mi distruggi. Il motivo per cui sto facendo questo video è ricordarvi che certi soggetti vanno segnalati e denunciati, non importa quale sia la loro età. E vi leggo una conversazione fatta con una persona che mi segue e che sinceramente spero non mi segua più, perché non concepisco proprio i suoi ragionamenti. Mi è stato scritto: non mi sembra da polizia postale, riferendosi agli screen che ho pubblicato riguardo questo tizio che mi ha insultato. Non è che ti ha insultata direttamente, ha espresso soltanto un'opinione, giusta o sbagliata che sia per te. Puoi segnalare alla postale nel caso insulti direttamente la tua persona o ti minaccia. Quando siete influenti sui social, queste cose sono all'ordine del giorno, bisogna saperle sopportare, altrimenti una Ferragni, per esempio, dovrebbe denunciare tutta Italia. È un 2006, te la puoi prendere per un commento del genere? Non ha manco 16 anni. A parte il fatto che non è stato un commento, ma sono stati proprio una miriade di commenti che questa persona si poteva risparmiare. Io a 16 anni o a 15 anni avevo un cervello ed ero anche in grado di utilizzarlo. Invece alcune persone ad oggi hanno il cervello e lo usano proprio, si spremono le meningi, usano tutte le loro energie per rovinare la vita degli altri. Per questo, cioè, non è una scusa il fatto che un ragazzino di 15 anni mi insulti, non è una scusa, non è una giustificazione, non vuol dire niente che io abbia 23 anni e lui 15 o 16, perché queste cose vanno sempre denunciate, il bullismo va sempre denunciato. Cioè, pensate se ci fosse stata un'altra persona dall'altra parte dello schermo e se non fossi stata io ma fosse stata una ragazza dei 14 anni, magari più sensibile e insicura di me, quella dopo certi commenti, dopo commenti di questo genere, non so cosa avrebbe fatto. Probabilmente avrebbe reagito molto male, facendo la cosa peggiore del mondo, perché è questa gente che ci porta a facce del male, è questa gente che ci porta ad entrare in depressione. A me no, sinceramente, ormai, perché non mi fanno né caldo né freddo. Se io, ripeto, sto in depressione o mi sento male, sono cazzi miei, è per fatti miei, non è perché uno dei 15 anni mi insulta. Ma io ve ne parlo perché è grave, perché adesso è capitato a me, ma domani può capitare a una persona più sensibile di me.
domani una ragazzina delle medie o una ragazzina che è appena entrata nel liceo, un ragazzo che è vittima di bullismo, può ricevere talmente tante critiche e insulti da farsi del male. E questo è sbagliato, per questo io anche qui su YouTube ci tengo a consigliarvi l'applicazione YouPol, che è l'applicazione della polizia postale in cui potete segnalare e mandare tutti gli screen della gente che vi bullizza in questo modo. Io ve la consiglio vivamente e vi dico di non dover, cioè non dovete sta zitti, basta, siamo nel 2021, dovremmo aver capito che certa gente va denunciata. Io mangio il fritto e so cazzi miei, io mangio, sono cazzi miei, sono in carne, sono cazzi miei, cioè non sono problemi vostri. Se vi dà fastidio il fatto che io pubblichi determinate foto di cibo, di fritto, smettete di seguirmi, perché questo, cioè, è un problema vostro. Io sono arrivata a piacermi, a volermi bene, indipendentemente da quello che pensano gli altri. Nonostante ami il cibo, nonostante mi piaccia mangiare e provare tante cose diverse e consigliarvi posti in cui andare a mangiare bene, mangio comunque frutta, verdura, non è che mi scofano di cibo, mi riempio di cibo dalla mattina alla sera ogni giorno della mia vita. Però anche se fosse, sono cazzi miei. Cioè, i miei chili in più a voi non vi fanno niente di male. Perché continuate a romperci le palle? Ma soprattutto, perché non vi pesate voi se vi dà fastidio il grasso? Perché non vedete voi quanto pesate e magari cercate di cambiare se è a voi che non vi andate bene? Se io mi vado bene così, se io mi piaccio così, se io mi voglio bene perché io mi piaccio e mi voglio bene così e non ho bisogno di cambiare e il mio peso non va oltre quei 70 kg che peso, cioè è un problema mio, io sto bene così, mi piace mangiare, ho trovato un equilibrio con me stessa e non vedo cosa ci sia di sbagliato. Quando stai bene con te stesso e non hai delle malattie gravi, serie, che riguardano il tuo peso, cioè che cazzo te ne frega? Mangia bene, non esagerare, ma mangia pure quello che ti pare. Cioè io l'altro giorno ho difeso Ilaria Trucco sotto a un video perché ho notato che è una youtuber, una ragazza, fa anche video su TikTok, molto conosciuta. Ho notato che tanta gente non si fa i cazzi sua. Ma lei è bellissima, cioè anche se c'ha quei 10 kg in più, è bellissima. E quindi io le ho semplicemente detto, ti devi piacere così come sei, mangia e non dar retta a quelli che ti dicono sei in obesità, sei troppo grassa, perché tu devi piacere a te stessa. Io non dico, io non promuovo il grasso, io non promuovo l'estremo, io dico che se pesi 10 kg in più della norma, o almeno questo è quello che io penso di me stessa, peso 10 kg in più, mi vado bene, non ho malattie, sto bene così. Cioè soprattutto dopo aver capito che ci sono cose più gravi nella vita, come non riuscire a camminare, perché ci sono stati dei periodi in cui io non riuscivo a camminare per il problema che ho alle anche. Io ho capito, dopo quello che ho subito e passato, e vi ho detto soltanto una minima cosa di tutto quello che io ho passato, dei problemi personali che ho vissuto, io dopo tutto quello che ho passato ho capito che la vita è una sola e che se voglio mangiare, io mangio. Perché l'importante è che io non mangi troppo al punto di esplodere, di sentirmi male, di causarmi delle malattie, perché non è a questo che si arriva. Cioè, se uno sa gestire se stesso, non deve aver paura di niente. Gestirsi vuol dire equilibrarsi, avere un equilibrio e non recare danno a se stesso. Io non reco danno a me stessa mangiando una ciambella o una pizza. Capito? Io non reco danno a me stessa sgarrando 2 o 3 volte a settimana, perché sono cazzi miei, perché al gabinetto ci vado, la cacca la faccio, non ho blocchi intestinali, piscio, non ho la cistite cronica, espello ciò che devo espellere dal mio corpo, non sono bloccata, non vado al pronto soccorso perché mi strabordano i fianchi, né perché ho troppa cellulite, perché mi dispiace, potete pure dire che la cellulite è brutta e quant'altro, ma non è che uno muore di cellulite. Cioè a me piace la mia cellulite, bevo 2 litri d'acqua al giorno, cammino quanto posso, quanto il mio corpo mi permette nonostante il problema che ho, e questi sono fatti miei. Qual è il problema? Ma se io voglio mangiare, qual è il problema? A me il cibo piace, che vi devo dire? Un domani mi sposerò con una pizza e so cazzi mia. Cioè siete persone che predicano bene e razzolano male, sempre quello è il discorso, vi fate sempre i cazzi dell'altri. E poi, tanto gli altri per voi sono sbagliati in qualsiasi modo. Mangio? Perché mangio. Allora dovete criticarmi perché mangio troppo. Non mangio? Dovete criticarmi perché non mangio. C'ho i capelli corti? Dovete criticarmi perché ce l'ho corti. C'ho i capelli lunghi? Dovete criticarmi perché ho i capelli lunghi. C'ho gli occhi verdi? No, ce l'ho troppo verdi. C'ho le lenti? No, le lenti fanno schifo. La gente c'ha sempre da ridì. Fate quello che volete. Se avete paura,
Se non vi piacete, dovete cambiare. Io non dico che il grasso, viva il grasso. Io dico, viva noi stessi. Viva l'equilibrio. Io mi sento così bene col mio corpo adesso, poi domani posso pure cambiare idea. Ma cioè, io non c'ho niente che non vada. Siete voi che vi state a fare le paranoie per me. Perché questo è normale. Questo è normale. Non è che soltanto avere il corpo tutto liscio, tutto tonico. Il problema è che non è normalità stare bene con se stessi. La normalità ad oggi è giudicare gli altri e farsi i cazzi degli altri e farli stare male. Invece dobbiamo fare in modo che la normalità sia voler bene a noi stessi in qualsiasi caso. Capito? Basta. Scrivete nei commenti che vi volete bene. Iniziate a volervi bene in qualsiasi modo. Tra l'altro questa settimana, o giovedì o venerdì, pubblicherò un video di un'intervista sociale che feci 2 anni fa, ma che a causa della depressione non avevo mai pubblicato. Vi aspetto, e vi voglio bene e ciao. Fregatevene della gente che vi insulta.